Secondo gli inquirenti si sarebbe arrampicata senza le scarpe, ora invece, secondo gli inquirenti, siccome nelle scarpe ci sono tracce di spine dalla vegetazione del traliccio, questo dimostrerebbe che è salita sul traliccio. Quindi idee come sempre contrastanti. Torniamo invece per un attimo al discorso di quarzi e cristalli esploso dopo le dichiarazioni di Carmelo Lavorino. Andiamo a sentire questo articolo che ci dimostra come il cristallo si leghi a discorsi magici, a discorsi di salute, a discorsi di protezione che sono vivi nel caso di Viviano. E allora questi quarzi, questi cristalli possono diventare una chiave non solo di analisi dei luoghi dove i corpi possono essere stati tenuti, ma addirittura una motivazione differente di un cristallo che può riguardare proprio delle nuove piste. Cristallo di rocca, o quarzo ialino, è una pietra irradiante, cioè capace di trasmettere luce a tutta la persona in modo da portarle beneficio psicofisico e un generale riassestamento. Essendo un connotatore di energia, stabilizza gli impulsi che riceve mantenendo il flusso energetico stabile. Le punte sono fortemente energizzanti, i burattati sono indicati anche per ampliare l'azione delle pietre alle quali sono abbinati. Il cristallo di rocca è il cristallo di guarigione per antonomasia ed è abbinato al 7 gradi capra. Essendo un amplificatore, può entrare in contatto con le più alte frequenze vibratorie, contiene tutti gli spettri luminosi e le potenzialità energetiche. Protegge il corpo dalle vibrazioni nocive che derivano dagli altri e dall'ambiente. Il cristallo di rocca rende sinceri ed imparziali, rafforza la capacità di capire gli altri, senza però perdere le proprie posizioni e idee, aiutando ad affermare la propria natura profonda. Facilita l'emergere dei ricordi inconsci ed aiuta a risolvere i problemi nel modo più pratico e semplice. Stimola a conoscere se stessi ed a superare i propri limiti mentali in forma di quarzo fantasma. A livello fisico rivitalizza le zone insensibili, fredde e rigide, riequilibra le funzioni del cervello, rafforza i nervi e stimola le ghiandole. Infonde energia ed attenua la febbre, i dolori e la nausea. Scarica le tensioni nervose e rigenera i tessuti. Meditazione con cristallo di rocca, tratta dal libro Le pietre della consapevolezza. Sono la magica sfera del futuro. Predico e prevedo. Ghiaccio terapeutico che scaccia i demoni delle malattie. Sono il fantasma che apre i confini della mente, rimuove i cancelli e così facendo allarga gli spazi della consapevolezza. Sono il fantasma che scaccia le ombre. Sono la chiara limpidezza che sgorga dal profondo e la chiave che schiude le porte dell'inconscio. La mia luce rischiara le menti, cristallini ricordi. I miei arcobaleni attraversano il cielo dell'umana limitatezza. Vi portano luce sanificante, salutare ed energica forza. Sensibilizzo i dormienti, stimolo e vivifico le membra assopite e rendo molle ogni rigidità. Sciolgo e rafforzo, infondo energica luminosità. Accentuo l'altro i proprietà in sinergica funzione. Le mie punte indicano e attraversano. Passaggi sottili di sottili messaggi. Attendo che il destino si compia nella giusta temporalità del movimento energetico. Io sono riflesso d'infinito, risveglio di coscienza. Io sono il maestro, essenza della terra. Sono il cristallo di rocca, castello del signore del tempo. Scienza magica rituale. Il cristallo di quarzo fu ritenuto per lungo tempo dagli antichi acqua o ghiaccio solidificato e fu usato per migliaia d'anni in pratiche religiose e sciamanistiche. Per la sua connessione con l'acqua è stato utilizzato per far piovere magicamente in molte parti del Pacifico, comprese l'Australia e la Nuova Guinea. Secondo la tradizione, il quarzo era usato nei misteri eleusini per produrre il fuoco sacro concentrando il calore del sole e accendendo pezzetti di legno. Il quarzo era d'uso comune tra gli indiani del Nord America nei riti e nelle formule magiche. Nella California del Sud sono state ritrovate battette magiche con in cima cristalli di quarzo. Gli sciamani cherokee, conoscendo il potere del cristallo, lo portavano avvolto in pelle di cervo, quando non lo usavano. È comune nelle sacche dei poteri o delle medicine degli sciamani. I contemporanei sacerdoti Wicca portano addosso il quarzo, spesso combinato con l'argento, durante i loro riti della luna piena. Poiché il quarzo simboleggia anche le divinità, le sfere di cristallo vengono poste spesso sull'altare durante i riti lunari. La sua temperatura fredda come il ghiaccio simboleggia il mare. Due cristalli di quarzo possono anche essere messi sugli altari Wicca a rappresentare il dio e la dea, i due primitivi poteri creatori dell'universo. Alcuni mettono un cristallo naturale a rappresentare il dio e una sfera per la dea. In termini sciamanistici il cristallo di quarzo è lo sciamano e lo sciamano è il cristallo, non c'è differenza tra i due, tanto che il cristallo è lo strumento perfetto dello sciamano ed è usato nei rituali in tutto il mondo. In magia il cristallo simboleggia lo spirito e l'intelletto degli esseri umani. Usi magici. I cristalli di quarzo sono oggi enormemente popolari.
I loro usi per scopi curativi, alterazione delle coscienze e magie li hanno messi in relazione con lo spirito della New Age. Salvia, Salvia officinalis, ed erba aromatica, Hierocloe odorata, due erbe del Nord America curative e purificative, sono ambedue associate con il quarzo e, in sciamanesimo, sono controparti vegetali della pietra. Fate un'infusione di una o di ambedue queste erbe, aggiungendone due cucchiai da cucina all'acqua poco prima della bollitura. Lasciatela quindi raffreddare e aggiungetevi poi il cristallo appena acquistato o caricato di forze negative, ad esempio una pietra usata per guarire qualche malattia. Lasciatecelo per almeno un giorno intero, poi asciugatelo e prendetelo nella vostra mano recettiva. Se sentirete pulita la pietra, vorrà dire che essa è pronta per la magia, se no, rimettetela nell'infusione, finché questa avrà compiuto la sua opera di purificazione. I cristalli di quarzo trasparenti o bianchi sono forse meglio conosciuti generalmente al pubblico come stimolatori della sensitività psichica. Nel Rinascimento molte pietre da veggenti o sfere di cristallo erano fatte di berillo e non di cristallo di quarzo trasparente. Il cristallo veniva usato tuttavia nelle operazioni magiche ed era, a volte, semicoperto d'oro puro e posto su una base d'avorio o di legno d'ebano. Era usato come strumento di contemplazione per risvegliare la parte inconscia della mente. Nella magia europea del XIX secolo la sfera di cristallo veniva messa sotto il cuscino per creare un rapporto con il veggente esaltandone l'efficacia. Una sfera di cristallo può essere esposta alla luce della luna piena per aumentarne la potenza. Prima di guardare nella sfera si può bere qualche volta un tè d'erbe aromatiche o cicoria e si può strofinare erba aromatica fresca sul cristallo. Attaccando con la punta in giù un cristallo di quarzo a una catena d'argento, potete fare un bel pendolo. È uno strumento potente della mente inconscia. Una punta di cristallo di quarzo portata o indossata aumenta la capacità mentale. Messa sotto il cuscino comunica impulsi psichici in forma di sogni, che sono il linguaggio dell'inconscio e assicura sonno pacifico. Cristalli di quarzo arrotondati e lucidati vengono incisi o dipinti con figure runiche usati come pietre e oggetti divinatori, tanto che spesso vengono tenuti assieme alle carte da tarocchi. Conosciuti un tempo come pietre delle stelle nell'antica Britannia, i cristalli erano usati nelle magie popolari. Eccone un vecchio esempio, raccogliete 9 ciottoli di quarzo da un torrente e fateli bollire in acqua dello stesso torrente. Lasciate poi raffreddare naturalmente. Bevete una piccola quantità del liquido ogni mattina per 9 giorni per aiutare la cura delle malattie. Una tecnica analoga richiede di mettere un cristallo in un bicchiere trasparente colmo d'acqua fresca di sorgente. Lasciate il bicchiere al sole per un giorno, quindi bevete l'acqua per migliorare la vostra salute. Il cristallo di quarzo viene anche portato per alleviare il mal di testa e un piccolo cristallo di quarzo viene applicato alla gengiva per lenire il mal di denti nel corso di una cura dentaria. Viene anche tenuto in mano per ridurre la febbre. Nelle isole britanniche, sfere di cristallo del diametro di un pollice venivano montate in argento e portate addosso come amuleti contro le malattie. Nelle sedute presso gli sciamani guaritori, come nei trattamenti domestici, i cristalli vengono strofinati sulla parte malata del corpo per rimuoverne il male. Finito il trattamento, il cristallo deve essere purificato prima di essere usato nuovamente. Il cristallo può essere messo sulla parte dolente e lasciato vi per riequilibrare le condizioni del corpo e per rimuovere i blocchi delle energie, che molti ritengono causa di malattie, sebbene costose. Le coppe fatte di cristallo di quarzo sono considerate le migliori per bere erbe medicinali e un piccolo cristallo di quarzo o una pietra levigata possono essere sicuramente aggiunti a qualunque infusione o tintura per aumentarne l'efficacia. In tutto il mondo, il cristallo fu considerato la pietra del latte. Veniva messo addosso ai bambini o indossato dalle loro madri per aumentare la lattazione e garantire la buona assimilazione da parte dei bambini del loro cibo naturale. A scopi protettivi questa pietra viene portata, indossata o messa nella casa. Nel XIV secolo veniva incisa sul cristallo di quarzo la figura di un uomo in armatura munito d'arco e di freccia, l'amuleto proteggeva chi lo portava o il luogo in cui veniva posto. Il cristallo di quarzo è usato come un forte amplificatore in magia e viene indossato, a tale scopo, e messo sull'altare. Le bacchette magiche di cristallo o munite di cristalli sono ancora oggi molto popolari. 13 cristalli, rappresentanti l'anno lunare, o 21 cristalli, 13 lune piene più gli 8 momenti rituali della religione Wicca, possono essere usati per costruire materialmente il cerchio magico in cui eseguire i riti Wicca e magici. Mettete i cristalli con le punte volte all'interno per rituali religiosi, di meditazione o di magia generale, e verso l'esterno per magie protettive e difensive. Potete usare pezzetti di quarzo come anche pietre levigate e lucidate. Potete mettere assieme facilmente un giardino di cristallo se disponete di un buon numero di cristalli.
Riempite una grande tazza di legno o di terracotta con sabbia bianca, quindi mettete i cristalli nella sabbia con le punte volte in alto. Non vi sono altre particolari istruzioni su come disporre i cristalli, perciò fate uso della vostra immaginazione. Potete tracciare un pentacolo, una stella a 5 punte, sulla sabbia usando i cristalli, mettendone uno ad ogni punta e uno al centro. Questa figura garantisce protezione magica. Coloro che usano il potere degli elementi possono far uso di 5 pietre, 4 allineate con le direzioni, che le collegano agli elementi, e la quinta al centro, a rappresentare Akasha o il quinto elemento. Questa figura rafforzerà la vostra magia degli elementi. I cristalli si possono disporre a spirale e usare come punto focale durante la meditazione. La spirale simboleggia l'evoluzione spirituale e la reincarnazione. Il giardino di cristallo è un luogo di potere, un altare per la magia con le pietre, uno strumento per la meditazione e un baluardo protettivo per la vostra casa. Nella magia delle immagini eseguita nel sale, nella terra o nella sabbia umida sulla spiaggia, si possono tracciare figure runiche o immagini con la punta di un cristallo di quarzo. Disegnandole, trasmettete energia alle immagini attraverso il cristallo. Diamanti Archimere Energia Proiettiva. Sono piccoli cristalli di quarzo a 2 punte. Sono usati in magia come sostituti dei diamanti. Quarzo affumicato Energia Ricettiva. È un'altra pietra che solleva il morale ed è portata come amuleto del benessere. Combatte le depressioni e le altre emozioni negative. Quarzo blu energia ricettiva. È una bella pietra della pace e della tranquillità. Quarzo rosa energia ricettiva. È usato per attrarre l'amore e per aprire il cuore chakra. Per attrarre l'amore indossate un quarzo rosa a forma di cuore. Le sue applicazioni magiche favoriscono la pace, la felicità e la fedeltà nelle lunghe relazioni. Quarzo rutilato energia proiettiva. È una pietra forte. Indossatela durante i riti magici o mettetela sull'altare per aumentare l'efficacia della vostra magia. Quarzo tormalinato energia proiettiva. Quarzo che racchiude cristalli di tormalina nera, è usato spesso per stimolare la proiezione astrale. Quarzo verde energia ricettiva. È usato in formule magiche della prosperità per aumentare il denaro o provvedere una vita facile. È portato anche per stimolare la creatività. Maggiori informazioni http://m.naturomaggia.webnode.it/news cristallo di rocca o quarzo ialino.